Siamo in piena estate, ma i problemi ambientali sono sempre sul tappeto, perché Spezia per i problemi ambientali soffre veramente da tanto tempo. Domani in Consiglio regionale, in Commissione meglio del Consiglio comunale, sarà presentato un ordine del giorno sulla centrale termogas della Spezia. È un appuntamento molto importante perché soprattutto consiglieri dovranno esprimersi su questo progetto presentato dall'Enel e ci sarà una sorta di conta da parte dei rappresentanti spezzini e non spezzini, ma di tutti i partiti. Oggi abbiamo deciso di saperne di più su questi problemi dell'Enel, ma in genere di tutti i problemi ambientali, invitando alla nostra trasmissione il professor Roberto Centi. Lo sapete, è consigliere comunale, consigliere regionale, è presidente della commissione antimafia della regione Liguria, è un vicepreside del liceo scientifico, è stato per tantissimi anni, dall'86 fino alle ultime elezioni, insegnante di latino e italiano nello stesso liceo scientifico, quindi è uno che di Spezia conosce tutti i segreti e in questi giorni è molto attivo perché l'ordine del giorno porta anche la sua firma. Ha fatto proprio oggi un altro intervento insieme al capogruppo di Leali alla Spezia, Mellei, e ad altri rappresentanti di Rifondazione, ma di altri partiti di Porto Venere e di Lerici, un intervento sull'incidente che è avvenuto l'altro giorno alla Panigaglia. Allora, professor Roberto Centi, intanto l'abbiamo strappata al suo lavoro perché viene direttamente da Genova. Come potrete pensare domani di affrontare il problema della termocentrale dell'Enel? Sì, la giornata di domani è una giornata importante perché arriva alla fine di un percorso che abbiamo seguito insieme ai miei colleghi consiglieri, soprattutto di opposizione, Natale Ugolini, Natale del PD, Ugolini dei 5 Stelle, che diciamo va avanti da diversi mesi. Io mi ero fatto promotore insieme ad altri colleghi appunto di un ordine del giorno che desiderava l'impegnativa da parte del Presidente della Giunta per il diniego della Regione alla intesa con lo Stato. È un elemento molto importante, un elemento formalmente significativo nei rapporti col Governo. E domani, nell'ordine del giorno che ho presentato, dopo averlo discusso in un gruppo di lavoro nel quale erano presenti anche consiglieri di maggioranza, soprattutto della nostra città di Spezia, domani va in votazione la terza e la quarta commissione, che sono le commissioni tematicamente interessate, cioè il lavoro e l'ambiente. Se domani passa questo ordine del giorno che appunto chiede alla Regione di attivarsi presso il Governo in tutti i modi affinché non venga data la possibilità di costruire la centrale a turbogas e contemporaneamente cita espressamente il diniego all'intesa, è un grandissimo passo avanti, secondo me, verso la non realizzazione della centrale a turbogas, che è un problema che tutti noi conosciamo, che viviamo come città, perché questa centrale a carbone è lì dal 62, ha dato tantissimo lavoro a tante persone, a tanti spezzini, ma l'occupazione che ci sarebbe nella centrale a turbogas si parla di meno di una trentina di lavoratori. L'ingegnere Sammartano, che è anche vicepresidente dell'associazione industriale della nostra città, ha parlato di 22 unità occupate dalla nuova centrale che vorrebbero costruire. Sì, una centrale che dovrebbe insistere su 9 ettari su 72 dell'attuale, e con una occupazione senza l'indotto, ma non so quanto l'indotto potrebbe aumentare, di meno di 30, quindi è possibile che il numero che ha dato l'ingegnere Sammartano sia proprio esatto. Ecco, senta consigliere, ma il sindaco dice di essere contrario a questo progetto. A parole sui giornali abbiamo letto che anche la regione sarebbe contrario. Che bisogno c'era di fare un ordine del giorno per inchiodare, tra virgolette, l'ente regionale? Che è quello che poi, insieme al governo, dovrà decidere. Sì. Senza l'intervento della regione il governo difficilmente deciderà. Allora, la normativa dice che il governo può ugualmente dare l'assenso alla costruzione della centrale, però deve motivarlo in maniera molto circostanziata. Cioè il fatto che la regione dia un dissenso esplicito e lo deve motivare è un elemento di un'importanza politica e amministrativa fondamentale.
Noi abbiamo presentato questo ordine del giorno, devo dire che il mio era uno dei tre ordini del giorno iniziale, tra cui uno era quello della Lega. E voglio rendere merito al presidente Medusè, che è spesine della Lega, di aver molto collaborato a questo lavoro che abbiamo svolto insieme. L'altro era di Pastorino, di Linea Condivisa. Successivamente se ne è aggiunto anche uno di Ugolini, che è dei 5 Stelle, del suo capogruppo Tosi. Quindi diciamo che gli ordini del giorno alla base del mio riassuntivo di domani sono quattro. E il fatto che noi lo presentiamo e pretendiamo una votazione da questo significa far prendere posizione a Totti, perché il problema non è tanto il sindaco Peracchini, la cui fase di indecisione l'abbiamo vissuta in Consiglio Comunale a Spezia prima della determinazione finale del Consiglio Comunale univoca contro la centrale turbogas, è stata una fase di indecisione precedente. Il problema ora è Totti, perché mentre in un primo tempo aveva dichiarato l'essere favorevole alla centrale turbogas, era venuto anche a un convegno mesi fa alla Spezia, ora ha fatto una mezza marcia indietro dicendo che lui vuole la volontà del territorio, vuole rispettare la volontà del territorio. Allora, se è così, che lo dimostrino domani i partiti che lo sostengono insieme a noi, perché un voto di questa portata nelle commissioni riunite in Consiglio regionale in qualche modo smaschera anche il Presidente. Ecco, ma dalle sensazioni che si vivono a Genova, professore, c'è la possibilità che passi questo ordine del giorno? Che previsioni fate? Ma io in queste cose tendo a fidarmi dei rapporti umani e quindi probabilmente sbaglio. Dai rapporti umani che ho avuto nel piccolo gruppo di lavoro che si è riunito due volte per stendere l'ordine del giorno finale, nel quale ordine del giorno a noi interessava che ci fosse la formula di diniego della Regione, la collaborazione c'è stata, diciamo con quasi tutti i componenti di questo tavolo che vedeva, diciamo, non solo gli spezzini, ma noi sei c'eravamo. Io ho delle buone sensazioni su domani. E se poi in questi giorni vi sono state delle sorprese a mia insaputa, domani si arriverà ad un voto negativo, cosa che non credo, ognuno si prenderà le sue responsabilità. Ecco, se il voto fosse positivo, la Regione, cioè il Presidente, il Governatore della Regione, potrebbe, come dire, non dico ignorarlo, ma comunque bypassarli in qualche modo con delle formulazioni ambigue, eccetera, eccetera? Secondo me no. Secondo me, di fronte a un voto corposo, no? A maggioranza, perché poi di due commissioni riunite, credo che non sia neanche necessario andare in Consiglio regionale, cioè credo che facciano normativa già questo, anzi sono praticamente sicuro di questo, deve essere l'articolo 129 del nostro regolamento. Quindi è un voto vincolante quello di domani. Bene. Io credo anche normativamente, ma sicuramente politicamente, perché quando hai tutti i tuoi rappresentanti con tutti i partiti presenti, è un po' difficile dire poi ci siamo sbagliati, i miei si sono sbagliati. Certo. Ecco. Poi è talmente chiaro l'ordine del giorno, e consta di due punti. Il primo, appunto, di attivarsi come regione presso il governo, sia contro la prosecuzione della centrale delle emissioni di carbone, sia per la centrale a turbogas. E poi cita esplicitamente il diniego, che è la formula, perché la Regione ha un potere interdittivo molto forte sul governo. È necessario un passo. E a quel punto, se il governo impugnasse, per dire, la decisione della Regione, noi, io per primo, non avrei alcun problema a mostrare la stessa determinazione al governo, perché per noi la salvaguardia di Spezia va al di là di ogni schieramento, cioè il fatto che il governo si regga anche su partiti che, diciamo, sono vicini alla mia posizione politica non mi interessa per niente. Per me l'interesse del territorio, esatto, e soprattutto la vicenda di Enel superano qualsiasi ostacolo. L'avrei chiesto adesso questa cosa qua. Ma qui il presidente Medusei ai nostri microfoni disse anche lui che, insomma, la questione gli stava particolarmente a cuore, e soprattutto lui rispondeva secondo i dettati dei cittadini e non della parte politica astratta. Quindi domani avete, in un certo modo, con questo ordine del giorno, riuscite a mettere di fronte alle varie responsabilità un po' tutti i consiglieri della nostra provincia, credo. Sì, c'erano tutti in questo piccolo tavolo di lavoro, c'eravamo io, c'era Natale, c'era Ugolino, c'era la Menini di Cambiamo, c'era Medusei e c'era Mannucci di Fratelli d'Italia. Chi in modo più soft, chi in maniera più decisa, però poi il testo che domani andrà in votazione è stato condiviso da tutti, quindi salvo sorprese
ed erano rappresentati tutti i partiti. Ecco, i cittadini passare. Quando criticano un po' la classe politica dicono sono tutti consiglieri di Spezia e sulle cose importanti non riescono a mettersi d'accordo. Voi riuscite a mettervi d'accordo? Dunque, questo è un caso un po' eccezionale, perché dico la verità che prevalgono gli schieramenti, finora sono prevalsi gli schieramenti. È successo già diverse volte su diversi argomenti. Su questo c'è stata una convergenza che io stesso non mi aspettavo, ma di solito la situazione politica che viene esaminata sotto la lente di ingrandimento dello schieramento politico. Purtroppo in gran parte è vero, anche perché Totti esercita un potere politico e anche proprio di potere puro sulla sua maggioranza che è... Per me sarebbe intollerabile, è un atteggiamento quasi da re. Ora io potrei entrare nel dettaglio delle modifiche al regolamento che sta tentando di fare, ma sono cose secondo noi molto molto gravi, molto pesanti, ecco, per condizionare la maggioranza. Professore, la Regione ha un ruolo importante non soltanto sulla centrale, questo progetto della centrale turbogas, ma anche sul biodigestore, e su questo tema importante però non sembra, come dire, attentano, anzi sembra sorda veramente ai richiami e alle sollecitazioni che vengono dal territorio di Spezia. La vicenda del biodigestore purtroppo in Regione è praticamente conclusa, nel senso che la conferenza dei servizi ha sancito purtroppo la fine dell'iter. Noi non abbiamo cessato di combattere perché ricordo che ci siamo insediati a settembre, quindi la vicenda del biodigestore è della legislatura, della consigliatura precedente. Il biodigestore di Salicetti è un assurdo da tutti i punti di vista. Prima di tutto la Spezia è la pattumiera, viene considerata a questo punto la pattumiera di metà della regione Liguria, con una caratteristica negativa e, come dire, nei confronti di Spezia penalizzante che c'è stata da sempre. Salicetti dovrebbe smaltire fino a 120.000 tonnellate di rifiuto organico, quando il fabbisogno di Spezia dovrebbe essere intorno ai 25-26.000 tonnellate. Ha previsto un trasferimento del sito che prima era Boscalino e adesso invece è diventato improvvisamente Salicetti, con questo cambio che secondo me è anche scorretto, secondo moltissimi è scorretto dal punto di vista anche amministrativo, con un rischio per le falde acquifere che servono Spezia, gravissimo. Io, a me pare di ricordare che un assessore di Spezia disse: cosa c'entriamo noi con il Magra? Beh, peccato che non si è ricordato che i pozzi di Fornola servono 150.000 abitanti, e all'interno dei quali naturalmente c'è anche Spezia, una parte minima è servita da altre fonti di acqua. E è vicinissimo al Parco del Magra, è vicinissimo all'Alveo del Fiume. Io non so come si possa costruire un mostro di questo genere in una località come Salicetti. I comitati meritoriamente vanno avanti. Ora ho visto che c'è stato un interessamento anche del ministro Orlando, che si sarebbe fatto portavoce presso Cingolani, perché questa è anche una questione ambientale, oltre che una questione amministrativa e normativa. È una vergogna. A livello politico, però, locale, la vicenda è chiusa. A livello politico locale devo dire con amarezza che il nostro sindaco, che dovrebbe essere molto interessato a questa questione, se ne è, direi, disinteressato, per non dirgli peggio, come presidente della provincia. Ha fatto una retromarcia parziale in una delle ultime riunioni in provincia. Io ho immediatamente presentato un'interrogazione in regione e l'assessore Giampedrone ha praticamente smentito quello che ha detto il sindaco. Ha detto che la provincia è competente solamente a questo punto per le tariffe. In pratica poi ha ribadito la bontà del biodigestore di Salicetti, quando invece sappiamo benissimo che i biodigestori in regione dovrebbero essere 4, nel piano dei rifiuti regionale ce n'erano 4 e invece ce ne saranno 2 se questo sciagurato progetto andrà avanti, cioè il nostro e quello di Cairo Montenotte, la quale Cairo Montenotte è già, come Spezia, vessata da decenni di disastri ambientali, perché nella Val Bormida, davanti, diciamo, vicino a Cengio, insomma, quella zona di Cengio. Esatto, quindi è una zona già penalizzatissima come la nostra. Ecco, senta, ma noi siamo, gli ultimi anni almeno, abbiamo raggiunto la raccolta differenziata, siamo arrivati all'80%, un record regionale. Ci premiano
Perché siamo tutti d'accordo che il ciclo dei rifiuti va chiuso e quindi un boscalino ce lo dovremmo servire un po' tutti, perché ogni provincia deve chiudere il ciclo dei rifiuti. Ecco, ma un impianto così grosso, di quelle dimensioni che lei citava adesso, non vi ha fatto veramente arrabbiare in regione? Perché capisco che non avete gli elementi per opporvi, però insomma fare gran cassa si potrebbe, visto che una provincia virtuosa viene premiata in questo modo? Dunque, completo la domanda, nel senso che mentre noi siamo i migliori dal punto di vista della raccolta differenziata, Genova è la peggiore, quindi questo grida ancora più vendetta, ma questo si inserisce perfettamente nella visione genova-centrica del potere, che io ho evidente, ce l'avevo evidente anche negli anni precedenti, ma ora è plasticamente evidente. Basti pensare alla sanità. Noi abbiamo dal 25 al 30% in meno di personale sanitario rispetto alle altre ASL liguri, in particolare alle ASL genovesi. Addirittura parlavo l'altro giorno con un mio ex alunno che è medico importante, mi diceva che i concorsi vengono fatti a San Martino e poi alcuni medici vengono prestati all'ASL 5. Ecco, io credo che sia intollerabile da parte di una comunità come la nostra, che è la provincia, diciamo per importanza, seconda della Liguria, ed è una provincia che è centrale anche, dovrebbe essere centrale in un'amministrazione illuminata della nostra regione, sia una cosa vergognosa, intollerabile. Io credo che i rappresentanti della nostra provincia, sia a livello comunale che provinciale che regionale, debbano fare di questa la battaglia più importante di tutte, perché all'interno di questa stanno tutte le altre battaglie, la sanità, l'ambiente, eccetera. Ecco, senta, professore, lei appunto è consigliere d'opposizione, ma sia nel Consiglio Comunale di Spezia che nel Consiglio regionale. Ecco, ma un consigliere di opposizione è destinato a fare, come dire, a esprimere un ruolo di testimonianza, di controllo, oppure può con le giuste alleanze, con progetti convincenti, no, realizzare qualcosa di concreto? Allora, con queste maggioranze di centrodestra, poi se io dicessi questa cosa in Consiglio Comunale o Regionale mi direbbero quelli di prima facevano la stessa cosa, tant'è vero che io una volta ho citato la favola del lupo e dell'agnello in Regione, perché a un certo punto nella favola di Fedro si dice, no, il lupo dice ha intorbidato l'acqua, ti mangio, dice ma non l'ho fatto io, non c'ero ancora, no l'ha fatto tuo padre, dice, no, il Fedro, e così fanno sia in Regione che qua. Secondo me in Regione c'è qualche spazio maggiore per qualcosa di buono. Qui in Comune, purtroppo, oltre a un ruolo di controllo molto forte che abbiamo esercitato col gruppo Leali, con Guido Mellei, difficilmente si riesce ad andare oltre. Tra l'altro noi abbiamo testimonianze plurime di provvedimenti che noi avevamo proposto, che sono stati bocciati dalla maggioranza, riscritti in maniera praticamente uguale e votati. Mi ricordo la prima cosa che mi è capitata in Consiglio Comunale qui a Spezia nel 2017, in un'epoca ancora in cui non avevo capito e mi sembrò particolarmente, oltre che sgradevole, anche curioso, una questione sugli insegnanti di sostegno. Avevamo scritto una mozione, bocciata, riscritta la mozione praticamente uguale dalla maggioranza, votata. Quindi c'è poco spazio, però c'è uno spazio di impulso, di controllo, di stimolo, specialmente nelle commissioni ma anche in consiglio, e qualche volta la maggioranza, come nel caso di Enel, almeno formalmente ha cambiato opinione, tant'è che poi il consiglio comunale si è espresso a favore della contrarietà, diciamo, al turbogas. Comunque da oppositore, professore, da oppositore i suoi principali avversari politici sono Toti da una parte e Peracchini dall'altra. Sì. Ecco, è più difficile trattare con l'uno o con l'altro, e quali sono i punti deboli di Toti e quali sono i punti deboli di Peracchini? Allora, secondo me, con tutto rispetto per il sindaco, che è anche il mio sindaco, il punto debole di Peracchini è che non ha sufficiente autonomia rispetto a Toti. Questo è il vero punto debole. Io mi sarei augurato, lo dico sinceramente, che dopo tanti anni di un'amministrazione di uno stesso colore, più o meno di uno stesso colore, per il quale io parteggiavo, lo dico chiaramente, ci sarebbe stato un cambio di marcia, cioè gli spezzini volevano un cambiamento, hanno votato un cambiamento, allora mostra davvero che c'è stato questo cambiamento. Invece, diciamo, la gestione più o meno del potere forse è persino peggiorata nelle nomine, in queste cose. Quello che è mancato è ancora di più l'autonomia rispetto
rispetto a Genova, che noi abbiamo visto sull'ospedale del Felettino, sull'Enel in un primo momento, in tutti gli ambiti. Io avrei voluto un sindaco più autonomo rispetto a Genova, e tanto da essere entrato, diciamo, totalmente, diciamo, nella sfera di Cambiamo, secondo me. Totalmente proprio. Sì, penso di sì. Totalmente, una battuta alla Spezzina che mi è venuta senza inconsapevolmente. Il punto più grave di Totti è che è tutto comunicazione, Totti. Cioè, Totti è bravissimo dal punto di vista comunicativo, però se tu padroneggi i contenuti davvero e hai l'occasione di parlare a lungo di un argomento che noi conosciamo bene, è successo qui quando è venuto qui in commissione all'epoca della prima fase della pandemia, è successo sull'ospedale del Felettino, dopo un po' gli argomenti gli mancano. Cioè, è molto bravo nei primi 3-4 minuti e purtroppo oggi nella politica, nella comunicazione, certo, a quello si dà importanza, ma quando entri nei contenuti non è più così forte. Il difetto più grave è che non ascolta a volte neanche quelli della sua maggioranza. Partecipa poco anche agli incontri. Partecipa pochissimo ai consigli regionali, e la cosa è gravissima prima di tutto perché è solo il martedì. Sono il martedì, ho il lunedì e il martedì in caso eccezionale. Ma la cosa più grave di tutte è che è assessore alla sanità e assessore al bilancio. E quindi la metà, a volte anche i tre quarti, delle interrogazioni a risposta scritta, a risposta immediata, di quelle, diciamo, delle interpellanze, sono rivolte all'assessore alla sanità, e lui non c'è. Nel migliore dei casi lascia una risposta scritta che è stata fatta dagli uffici a uno dei suoi assessori, che quindi risponde leggendo semplicemente. Nel peggiore dei casi non risponde nessuno. Ecco, professore, lei, parliamo un po' del ruolo nel Consiglio Comunale. Insieme a Guido Mellei rappresentate un po' l'opposizione più attiva, almeno da quello che si legge sui giornali. Pungolate molto l'amministrazione. Un'amministrazione che ha un sindaco che è risultato nell'inchiesta del Sole 24 Ore al quinto posto di gradimento in Italia. Quindi un quinto posto veramente è importante. Secondo lei, perché i cittadini hanno espresso così favorevolmente apprezzamento al sindaco? Ma io non me lo Forse spiego. Mica posso tentare di spiegare. Forse perché ha guardato più al decoro della città, alle piccole cose, che alle grandi opere, che non, ovviamente non ci sono nel suo programma. Sì. Quelle che c'erano sono state bocciate dalla soprintendenza. Però la città, il decoro, forse è quello. Lei che interpretazione dà? Ma io confesso che non ho ancora ben capito come si sia potuta verificare una cosa del genere. Mi piacerebbe vedere i criteri usati perché abbia ottenuto questa posizione, che è di grandissima importanza. Tenete conto che Bucci, che a Genova dicono che sia, diciamo, molto ben voluto, è scivolato al 18°. Sì. Io parlo con gli Spezzini, o io parlo solo con gli Spezzini della mia parte politica, può darsi, ma non c'è né uno che abbia espresso un parere così positivo, dico così positivo, su Perachini. Sulla questione del decoro urbano, noi siamo stati i primi, come lei, a dire che il lavoro di Casati è stato buono, soprattutto nella prima fase. C'è stato un cambio, diciamo, di passo, non c'è dubbio. Sulla questione della sicurezza, io sono contrario al proliferare delle telecamere. Cioè, io non credo che la sicurezza di una città che, tra l'altro, non ha enormi problemi di sicurezza, se non di qualità minore, diciamo così, quindi la mala movida, qualcosa di veramente disturbante ma non gravissimo in Piazza Brin, sia così importante e sia risolvibile con le telecamere. Piazza Brin casomai andrebbe valorizzata dal punto di vista, diciamo, delle iniziative culturali, del favorire l'installazione di nuove attività commerciali, una diversificazione, anche l'illuminazione. Ora affronto un argomento che magari è marginale rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, però l'illuminazione di quel bianco di Piazza Brin, mentre prima c'erano quelle luci calde, lo dico perché ho fatto un'interpellanza, che rendevano Piazza Brin veramente bella, giustificata col fatto che così le telecamere possono individuare il colpevole di qualcosa, ma secondo me bastava usare una luce gialla come quella di prima, leggermente più intensa. Secondo me la sicurezza dipende anche, oltre che da fenomeni repressivi, perché non faccio parte di quella sinistra che dice che va sempre tutto bene. Cioè, secondo me la repressione, quando serve, serve, però serve anche una visione più ampia, anche urbanistica, architettonica, eccetera. Lo dico perché su Piazza Brin
Mi sono espresso diverse volte anche su come è fatto l'arredo urbano, su com'è l'illuminazione, su come andrebbe valorizzata quella zona, anche con percorsi che provengono dalla stazione, che insomma merita una riflessione più approfondita che quella di mettere delle telecamere, che sono utili, ma non si risolve tutto aumentando il numero delle telecamere. Anche perché non c'è nessuno poi nella sede centrale, no? Che ha tutti i monitor, che controlla in tempo reale e fa scattare le emergenze. No, non credo. Si vedono, no, a posteriori, dopo qualche giorno, quindi il limite grosso è anche quello. Quello. Cioè, che ci siano dei quartieri di Spezia che abbiano dei problemi, non posso certamente negarlo. E Piazza Brina è uno di questi. Il centro, dopo quello che è accaduto, ma sono mesi che va avanti una mala movida lì in Piazza del Bastione, via Gioberti, in quel diciamo rettangolo lì, ci sono dei condomini, delle zone in cui veramente non si vive. Io ho tanti amici lì e bisogna coniugare la possibilità di Spezia di essere una città attrattiva, turistica, in cui, che si è popolata di ristorantini che a me personalmente rendono gioioso, perché io me la ricordo la Spezia morta in quella zona lì. Forse nella classifica ha giocato anche molto la vivibilità del centro, perché è molto bello, Spezia molto bello. È cresciuta parecchio. Sì, però anche lì Peracchini, con tutti i meriti che può avere, eredita una situazione che era già cambiata, almeno da tre sindaci, perché l'idea di far cambiare volto a Spezia è stata di Rosario. Sì, certo. Poi ci sono stati due mandati di Pagano, poi ci sono stati due mandati di Federici. Spezia è cambiata moltissimo. Una volta si andava a Sarzana, si andava a Lerici. È vero. Io ricordo che non prendevo neanche in considerazione di stare a Spezia la sera. Però Peracchini si è preso anche meriti dello stesso Federici, che ha fatto anche il secondo mandato di Federici, tanto bistrattato, ha prodotto delle cose meravigliose. La biblioteca Beghi, il campo montagna, il polo universitario, è stato sacrificato sull'altare di Piazza Verdi, Federici. Ma Piazza Verdi, si può piacere o no l'archetto di Burel, ma Piazza Verdi di oggi è 10 volte meglio della Piazza Verdi di allora. Io non sono un fan di Burel, ma sicuramente è meglio come ora, anche per la vivibilità, per il fatto che viene fotografata, che viene vissuta di come era prima. Ecco, non mi sono mai impiccato ai 6 pini, 8 quanti erano, di Piazza Verdi, quando sono bruciate intere montagne intorno a Spezia, soprattutto 20 anni fa. Mi ricordo Montalbano, non ho visto nessuno che si incatenava ai pini di Montalbano, però su Piazza Verdi sì, benissimo, benissimo. Però Piazza Verdi ora è bella e questa scelta l'ha fatta Federici. Non parliamo di Pagano, che ha cambiato anche lui la città, e di Rosaia. Quindi Peracchini in realtà, se ha avuto il quinto posto per quello, perlomeno lo dovrebbe dividere con quelli di prima. Senta, professore, lei viene dal mondo della scuola. Sì. E solo da pochi anni si occupa di politica, no? Quindi è stato chiamato a svolgere un ruolo importante nella polis dei tempi nostri, a Genova e a Spezia. Ecco, sino ad oggi, facendo un piccolo bilancio del suo lavoro politico, sono più le delusioni o le gratificazioni? Dunque, io sono stato chiamato dopo tanti anni che avevo voglia di impegnarmi, perché ero stanco di dire se ci fossi io farei diversamente, questo non mi piace, basta litigi. Sono stato chiamato a candidarmi da Mellei nel 17, da Guido Mellei, in questa lista civica che aveva, erano tre le liste di Mellei della prima elezione. C'era una lista un po' più di sinistra, che aveva anche persone che erano state già impegnate politicamente, poi c'era una lista di giovani, poi c'era una lista che si chiama C'è Spezia, dove sono stato eletto io, dove c'erano persone più o meno come me, diciamo, che provenivano dalla società civile. In questi, dal 17 oggi, ho imparato moltissimo in Consiglio Comunale e lo devo a questa esperienza con le ali a Spezia. Cioè, è tale la conoscenza che ha Mellei della città ed è tale la possibilità di entrare in contatto con i diversi dossier che ha il Comune di Spezia, che per me è stato positivo. Cioè, io sono contento di essermi impegnato politicamente. La vicenda della lista SANS è una vicenda che si inserisce in questa, perché quando diciamo SANS è stato designato come candidato alternativo a Toti, con grande ritardo, con grande sofferenza, noi ci eravamo espressi fin da subito su questo. Quando abbiamo deciso insieme ai miei amici, appunto, della lista di Leali di candidare me
poteva essere Guido, poteva essere Pollio, ecco. Però insomma, abbiamo deciso di convertire il mio nome. Io ho trovato anche lì motivo di essere contento di questo impegno, perché non importa governare o non governare, l'importante è occuparsi di cose che hai sempre conosciuto a livello teorico. Io ho sempre seguito più o meno le vicende di Spezia, però non ci sono mai stato così dentro, anche vedere i meccanismi di governo, anche nella speranza poi un giorno di essere noi, no? Dalla parte di chi governa, sia qui a Spezia che in Regione, è entusiasmante. Perché poi tocchi gli argomenti che hai sempre desiderato toccare, penso alla scuola, per esempio io in Regione ora sto facendo un lavoro sulla scuola, ma non solamente quelli, la sanità che dicevo prima, quindi io sono contento di essermi impegnato. Bene, è importante, questo aggettivo entusiasmante sì. È una cosa che riempie il cuore. Sì. Ecco, sento professore, una cosa, lei è anche presidente, no, della commissione antimafia a Genova, no? Che è un incarico importante in una regione che subisce infiltrazioni mafiose da tanti anni, sì. Come dimostrano le confische, i consigli comunali sciolti, eccetera, eccetera. Ma in questo periodo, con la pandemia e con le crisi delle aziende, il fenomeno si è aggravato. Lei stesso ha postato una cosa importante che ho letto nei giorni scorsi, rilevando che ci sono state recentemente, nel settore alberghiero, parecchie cessioni di proprietà e molte cessioni anche di quote societarie. Sì. E questo potrebbe essere il sintomo di un fenomeno preoccupante. Ecco, in questo caso, cosa scatta? Ecco, di fronte a questi sintomi, c'è una terapia che scatta, è un organismo malato. Quali sono gli anticorpi che intervengono per fermare l'infezione? Dunque, io quando faccio un po' di storia, diciamo, di questo impegno, che per me è oneroso, io qui non userei la parola entusiasmante, ma userei la parola di grande responsabilità, perché la Commissione Antimafia è di nuova istituzione, non esisteva fino a questa legislatura, è stata votata negli ultimi mesi della consigliatura precedente, io sono il primo Presidente Antimafia, quindi, però siccome non abbiamo potere di inchiesta per lo statuto stesso della nostra Commissione, abbiamo soprattutto all'inizio, l'ho impostata come studio, quindi abbiamo audito in Commissione le associazioni datoriali, le camere di commercio, i presidenti delle autorità portuali, i sindacati, le associazioni impegnate sulla mafia. Poi io personalmente ho parlato con i prefetti delle quattro province, ho parlato col generale della regionale della Guardia di Finanza e con altri. Abbiamo fatto anche altre audizioni, abbiamo audito per esempio anche l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati. E ci siamo fatti un quadro come commissione di una regione dove la parola infiltrazione è insufficiente, perché si deve parlare di vero e proprio radicamento, specialmente in alcune zone, tra le quali c'è anche la provincia di Spezia, parti della provincia di Spezia. Quindi la prima cosa da dire è che bisogna smetterla col pensare che la mafia sia solamente al sud. La mafia è anche qui, soprattutto l'andrangheta in regione Liguria. C'è una prevalenza delle cosche andranghetiste enorme rispetto a Cosa Nostra e anche alla Sacra Corona Unita. Soprattutto nella zona di Ventimiglia Bordighera, nella zona di Lavagna, qui dalle parti di Sarzana e a Genova. Quindi il quadro è questo, un quadro molto grave. Gli anticorpi sono quelli che pertengono a noi, posso dire, perché quelli che pertengono alle forze dell'ordine, alla magistratura, li conoscono meglio di me. Quello che possiamo fare noi è questo. Innanzitutto diffondere la verità su questa questione. E diffonderla in tutte le sedi istituzionali, sui media, nelle scuole. Ho fatto già diversi incontri con l'associazione delle agende rosse del fratello di Borsellino, ho conosciuto anche il fratello di Borsellino, ho conosciuto i ragazzi della scorta che sono sopravvissuti all'attentato a Borsellino e abbiamo fatto una bellissima iniziativa con le scuole. Borsellino diceva che dalla mafia ci si salverà con un esercito di maestri. Ed è così, cioè l'educazione è la prima cosa. Ma poi cose pratiche sono, per esempio, fare in modo che la normativa regionale agevoli alcuni processi che possono dare fastidio alle cosche. Per esempio la questione delle confische. Cioè molti beni vengono sequestrati, moltissimi, anche in regione Liguria. Solo a Genova il sequestro Canfarotta, che è un sequestro enorme del centro storico di Genova,
ha prodotto una, diciamo, la presenza di, mi pare, più di 100 immobili sequestrati. Il problema è poi cosa farne, utilizzarli poi dopo. Come utilizzarli, perché tra il sequestro, la confisca e l'utilizzazione c'è una specie di limbo nel quale noi come Commissione vorremmo inserirci. Abbiamo sentito i suggerimenti della direttore dell'Agenzia dei beni confiscati del Nord Italia. Io sono entrato a far parte della Conferenza Nazionale dei Presidenti dell'Antimafia, che ha prodotto una bozza di proposta di legge su come gestire i beni una volta sequestrati. Interessante questo. Sì, e ora presenteremo, come io presenterò, prima la introdurrò in commissione, una proposta di legge a settembre per evitare che ci sia questo scollamento tra il sequestro e la riutilizzazione. Faccio un esempio: un'azienda che viene sequestrata e viene depurata degli elementi mafiosi che conteneva e poi rimessa in qualche maniera sul mercato è destinata al fallimento. E il paradosso è che fallisce quando non c'è più il marcio dentro, perché le banche ne abbassano il rating, cioè muore praticamente. Era viva quando c'era la mafia dentro e muore dopo. Un immobile che, per il quale passano, non so, 3 anni, 4 anni, dal sequestro al riutilizzo, diventa fatiscente. Un'azienda agricola va in malora. Quindi, secondo me, bisogna intervenire lì. Con la mafia che è pronta comunque a minacciare, con la mafia, minacciare chi acquisisce, no, quell'azienda, quel e che a volte fa un'offerta per ricomprarsela attraverso teste di legge. Sì, sì, esistono. Non è facile e qui ci si scontra con la solita burocratizzazione dello Stato italiano, con la farraginosità delle norme. A volte un comune, ecco, per esempio, una cosa che secondo me bisogna fare è, dopo aver consultato le grandi associazioni che si occupano di queste cose, penso a Libera, penso alle Agende Rosse, penso a tante associazioni meritorie sul territorio, non dobbiamo aver paura di passare a offrirla ai comuni, alle province, alla regione. Recentemente è stata acquistata la regione qui una bella palazzina del sequestro Trusendi di qualche anno fa, l'ospedale, sì. Dietro l'ospedale. Ecco, anche al limite, in ultima istanza, ad arrivare a un'alienazione controllata, pur di non lasciarli lì, perché nel peggiore dei casi lo Stato acquisisce qualche soldo, nel migliore vanno alle associazioni a sfondo sociale, ma secondo me anche attribuirlo ad enti va benissimo. Il problema è che un comune, specialmente piccolo, mi dicevano in commissione, prima di fare un'offerta per un determinato bene vuole essere certo che avrà il finanziamento per ristrutturarlo. E questo non succede. Allora, in regione abbiamo ottenuto, abbiamo, perché è stato un ordine del giorno che ho firmato col capogruppo del PD Garibaldi in regione, abbiamo ottenuto 500.000 euro, che non è una gran cifra, però per ristrutturare i beni immobili. E questo è stato uno dei rari momenti in cui Totti, diciamo, è stato collaborativo. Ha detto: però li dovete spendere, io ve li do, perché si parla così, però li dovete spendere. E vabbè, li spenderemo, è un primo passo. Professore, bene. Tra un anno a Spezia si vota, il suo gruppo insieme a Guido Melei siete stati, l'abbiamo detto prima, molto attivi in questi 4 anni di consigliatura. Però insomma il centro-sinistra è un po' diviso, ecco, andrete a trovare un candidato prima che come è successo in regione all'ultimo momento, fuori tempo massimo, oppure state già lavorando per trovare un nome su cui convergere tutte le forze di centrosinistra? Dunque, io per quel poco che conto, diciamo, posso garantire che non accadrà quello che è accaduto l'altra volta, cioè che ci siano 5 candidati sindaci di centrosinistra. Cioè, noi stiamo lavorando non solo con me e lei, ma con tutte le forze, partendo dalla base che è poi, diciamo, la coalizione che ha sostenuto Sansa in regione, ma poi allargando anche agli altri, perché noi non siamo assolutamente per dividere il centro-sinistra, anzi per unirlo, per metterci intorno a un tavolo, trovare un programma condiviso e poi dopo le vacanze trovare anche un candidato sindaco che trovi, diciamo così, l'unanimità di consensi, e credo che lo possiamo fare, anche perché diciamo
noto, con, non dico con piacere perché non fanno mai piacere queste cose, però che nel centrodestra le acque sono piuttosto agitate. E quindi, diciamo, a maggior ragione è necessario trovare un candidato autorevole, non catapultato. Ecco, una cosa che mi sento di dire è che io non voterò mai una persona che viene catapultata a spezza da una realtà che non conosce. Che sia chi deve essere questo candidato, ma che non venga da fuori senza conoscere quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Cioè che non conosca il problema di Enel fino in fondo. Si bisbiglia anche il suo nome, professore, come possibile candidato a sindaco. Si bisbiglia perché fino adesso nessuno l'ha mai tirato fuori, però qualcuno c'è che è intenzionato a farlo. Io sto bene dove sono. Io adesso mi dispiace vantare la mia coerenza, ma sono una persona molto seria e la parola che do la mantengo in tutti i casi. In questo caso io sono stato eletto in regione con 1967 preferenze, che sono tantissime. Sono espressione di un gruppo di amici che mi ha voluto candidare e mi piace quello che faccio. Io ringrazio per chi dice così, ma io starò in regione e darò il mio contributo alla regione. Ecco, senta professore, una curiosità. Si dice spesso che il modo di parlare dei politici, di molti politici, rivela veramente l'abbassamento della qualità del personale politico. Ecco, lei che parla un buon italiano, forbito, impreziosito spesso da citazioni. L'ultima che ho letto è di Catullo, per quanto riguarda la Palmaria. Ho un po' modificato il testo. Sì, abbiamo visto, si riferiva a Silmione, ma lei è stato bravo in questo. No. Ecco, come giudica l'eloquio e gli scritti dei suoi colleghi amministratori? Ce ne sono tanti che hanno un rapporto non ottimale con la lingua italiana. No, ma purtroppo è un fenomeno che si rileva in tutte le professioni, cioè ce ne sono alcune che sono più esposte di altre, come quella del politico, ma in tutte le professioni è così. C'è uno scadimento del livello linguistico, che poi, tanto per fare una citazione spiritosa, come dice Nanni Moretti, chi parla male pensa male. No, è vero, cioè chi parla male pensa male perché non riesce neanche a formulare un pensiero articolato. È un fenomeno diffusissimo che dipende da moltissimi fattori. Io credo che un fattore scatenante sia il diffondersi dei messaggini, dei social, in cui la brevità del parlare è una caratteristica essenziale, invece depaupera il ragionamento. Per quanto riguarda la politica, c'è questo fenomeno, c'è qui, c'è in regione, c'è a livello nazionale, è avvilente. Cioè io lo so che rischio di essere banale, però a volte mi capita di rivedere le tribune elettorali dei tempi di Berlinguer o anche prima, di Fanfani, ma dello stesso Almirante. E c'era una proprietà di eloquio, lasciamo perdere l'aspetto delle idee politiche, ma l'eloquio che avevano era straordinario. Io ho letto il dibattito della Costituente, ho letto diversi contributi al dibattito sulla Costituente, nonostante che fossero cervelli di livello straordinario, la revisione della Costituzione l'ha fatta Concetto Marchesi, che è stato un latinista formidabile, iscritto al Partito Comunista, che avevano addirittura avuto la cura di far rivedere le virgole da Concetto Marchesi. Era il dibattito sulla Costituente è come i Promessi Sposi, oggi si sparerebbero. Ma è una questione che non riguarda solo i politici, riguarda secondo me un po' tutti. C'è anche una colpa delle famiglie, anche della scuola che ha abbassato un po' i livelli, a parte alcune eccezioni, però la scuola di massa, cioè in Italia la scuola di massa non è stata al livello di una educazione di massa veramente tale. Ecco, si è confuso a volte il raggiungimento del pezzo di carta con il raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti. È un po' una questione lunghissima. Professore, restiamo alla scuola, al mondo della scuola, che è il suo mondo, perché per 30 anni ha insegnato latino e italiano allo scientifico, quindi immagino che il suo cuore è rimasto anche un po' in quella scuola lì di Via Lamendola. Ecco, in questi 30 anni di insegnamento, quanti giovani ha portato avanti e che dove li ha ritrovati, dove li ritrova oggi? Ma per dirne due... Ce n'è qualcuno molto in alto. Oh beh, allora, due conosciuti nel campo della politica,
Uno è stato direttamente mio alunno, che è Guerri, il presidente del Consiglio Comunale. E Medusei non è stato direttamente mio alunno, però ha fatto il Pacinotti, Maggiore ha fatto il Pacinotti. Di alunni miei che hanno avuto successo, se ne sono stati tanti. Il Pacinotti è una scuola che ha formato intere generazioni, credo di aver formato, insomma, di aver contribuito a formare migliaia di ragazzi. Ne voglio citare uno, io ne ho uno che è uscito dal Pacinotti anni fa, che è il figlio di Boggio, l'ex calciatore dello Spezia, che insegna latino negli Stati Uniti, che ha fatto delle traduzioni dal greco in America, pur non essendoci greco nel programma di studi del Pacinotti. Ora cito lui perché ho fatto lettere classiche, ma alcuni sono ricercatori, molti sono ricercatori, moltissimi sono ingegneri, ci sono medici importanti, insomma, e ci sono anche onestissimi lavoratori che sono orgoglioso di avere formato come tutti gli altri. Ecco, non ho visto tanti cambiamenti dal punto di vista umano al Pacinotti, cioè i ragazzi del 72 che sono stati i primi che ho preso lì assomigliano molto ai ragazzi seri di oggi. Ecco, è diversa la mole di studio, studiano forse meno quelli di oggi, però la tipologia di curiosità che hanno i ragazzi in quell'età lì c'è ancora. Professore, le faccio l'ultima domanda e poi il nostro tempo è scaduto. C'è il Parco Montemarcello Magravara che aspetta da anni, no, che qualcuno intervenga, per qualcuno intendo la Regione, intervenga per bonificare quelle 50 discariche abusive lungo la sponda. Lei ha fatto qualcosa in questo proposito? Sì, ho fatto un'interrogazione, ma non sulle discariche abusive, sulla trasandatezza delle rive e dei rifiuti che ci sono sulle rive del Magra, soprattutto qui nella zona, sia del ponte della Bretella, diciamo, che del ponte ferroviario immediatamente a valle. So che c'è il problema delle discariche. Ecco, questo dimostra com'è la lista Sansa a Genova, questo aspetto qui che tocca, perché recentemente è stata nominata presidente del parco una funzionaria della provincia che si chiama Landini. È una nomina biologa, no, mi pare. Sì, biologa. È una nomina di Totti, cioè della Regione Liguria, che prima l'ha nominata nel Consiglio, poi l'ha diciamo in qualche maniera deciso della sua elezione. Noi di solito votiamo contro le nomine di Totti in commissione, io e Sansa, eravamo noi. Io quel giorno e Sansa, che è persona intellettualmente onesta, come lo è Guido Mellei a Spezia, cioè io ho due capigruppo a cui riconosco, oltre ad una, come dire, ad una morale irreprensibile, anche grande competenza e anche onestà intellettuale. Cioè, quando c'è da votare qualcosa di votabile, per esempio questa candidatura, ci siamo astenuti dichiarando che l'avremmo volentieri votata, perché è una persona, abbiamo guardato il curriculum, abbiamo preso informazioni ed è una persona, io ho molta fiducia in questo nuovo presidente, credo che affronterà il tema di queste micro, che non sono tanto micro, sono discariche di una certa importanza, che è uno dei tanti temi del Magra, perché il parco di Montemarcello Magra è una risorsa. Noi in questi giorni stiamo facendo la battaglia sul parco di Portofino, e insomma i parchi sono alla nostra attenzione. Grazie professore, noi la ringraziamo intanto di aver accettato il nostro invito e le auguriamo il proseguo della vita politica, della sua attività politica, che sia ancora entusiasmante per i prossimi anni.